Benvenuti allenatori nella seconda stagione della Pixelmon. Vi avevo promesso che in questa stagione vi avrei portato tutti i nuovi leggendari Arceus, Palkia, Dialga e tanti altri. Federic ha mantenuto la promessa e ora voglio qui all'istante 10.000 pollicioni all'insù perché da questo episodio in poi ne vedrete di tutti i colori e il divertimento è assicurato. Detto questo, allenatori, la seconda stagione ha inizio. Buona visione. Ciao a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic 95 Ita e bentornati nel 51esimo episodio della mod più figa di tutti i tempi e da oggi ancora di più figa di tutti i tempi perché da questo episodio in poi ci saranno tantissimi nuovi Pokémon. E per tutti quelli che vogliono giocare alla mia stessa modalità della Pixelmon, invito a passare qua sotto in descrizione, perché se voi comprate un server su Trinity Hosting, comunque lascio qua sotto in descrizione il link, basta che richiedete la mia stessa modalità sul sito tramite messaggio e loro vi guideranno passo passo su come ottenere un server uguale al mio. Però detto questo, allenatori, oggi abbiamo tantissime cose da fare, quindi spolliciate, perché da oggi ne vedrete di tutti i colori, come ho detto nella intro. Allora, prima di tutto vi devo mostrare qualcosa di eccezionale, qualcosa che, allenatori, mamma mia, ed è dietro questa porta. Siete pronti? Pronti? Ecco. Ma ho sentito un rumore. Ok, mi sarei aspettato qualsiasi persona. Rosso, pensavo che dovevo venire io su al monte, lo sai? Lo so, ma invece sono arrivato io qui per darti una comunicazione importantissima. Ok, però non fare come l'Arvitar di qualche episodio fa, cioè entra qui per favore, cioè non voglio che stai fuori, grazie. Ah, e se non conosci la storia dell'Arvitar è perché un Arvitar continuava a uscire e entrare di casa mia e era impazzito comunque. Sì, dimmi? Beh, oggi dovrai parlare ad Arceus. Serio? Sul serio. Ti aspetta direttamente sul Monte Corona, un monte altissimo. Ma tu sai quello che è successo al Team Galassia, vero? Sì, lo so, ma non sono qui per parlare del Team Galassia. Ha fatto una gran cavolata il Team Galassia. E dovrei riportarlo qui nel nostro mondo, perché, come sai, ha un mio Pokémon. E io ti avevo promesso una sfida, ma non posso sfidarti sul Monte Argento finché non recupero quel Pokémon. Mi capisci, vero? Certo, su questo hai ragione, ma il Team Galassia pagherà a suo tempo. Per ora non è il momento. Ma devo andare a parlare urgentemente col dio Arceus, è proprio necessario, perché io volevo far vedere una cosa ai miei iscritti in questo momento. Mi dispiace, ma purtroppo è urgente. Devi subito andare dal dio Arceus e ti darò anche le coordinate. Ma era questo il segreto di cui mi volevi parlare tempo fa? Esatto. Forse è arrivato finalmente il momento in cui il segreto ti sarà svelato appieno. Ok, ho capito. Allora dammi le coordinate, però prima dovrei segnarmele. Seguimi pure. Cerco di craftarmi al volo magari un cartello, qualcosa. Ah no, ce li ho già i cartelli, perfetto. Così che mi segno le coordinate magari da qualche parte, tipo qua. Ok, dettamele pure. X meno 2563. Ok. Z meno 32. Ok. Y 68. 68.
Ok, controlla pure se sono giuste, ma credo di sì. Esatto, sono proprio queste. Ah, ottimo. Tra l'altro, Rosso, vedo che ti sei fatti i capelli anche arancioni. È una nuova moda questa? Sì, questa volta ho preferito cambiare un po' il look. Ci sta. Ci sta. Va bene. Allora non mi resta che andare a parlare col dio Arkias, allora. Posso anche andare? Certo, ti sta aspettando. E tu cosa farai nel frattempo? Beh, nel frattempo io tornerò chiaramente al Monte Argento. Ricorda che noi abbiamo una sfida in sospeso. Questa volta non fallirò. Se non riuscirò mai a prendere il mio Alakazam, probabilmente userò lui, che è quasi a livello 100. Beh, vuol dire che sarà una bella sfida. Sicuramente, magari verso l'episodio 100. Non si sa, adesso devo andare. E vuoi accompagnarmi per caso? Certo, andiamo. Okay. Io ti accompagnerò fino ad un certo punto. Poi Arkias vuole parlare solo con te. Ok, ma basta che salgo sul monte, non ho bisogno di niente per risvegliarlo? Beh, in realtà, a dirla tutta, di qualcosa hai bisogno. Hai bisogno, chiaramente, di un flauto. Eccolo qui. Oh, un flauto molto strano. Sembrerebbe non avere nemmeno i buchi. Anzi, guardandolo sembra una semplice stick, ma... No, no, è un flauto, ok? Quello è un flauto. Per farlo risvegliare. Sì. Ok. Va bene, allora vado direttamente al monte. Ci vediamo, Rosso. Grazie per tutto, anche se tu sbuchi sempre nei momenti meno opportuni. Prima davanti a Regigigas e adesso mentre stavo per svelare un enorme segreto ai miei iscritti. Vabbè, non c'è tempo, Arkias ci aspetta. Qualche episodio fa avevo detto che non c'era modo di ottenere Arkias e i leggendari in questa versione della Pixelmon, ma dalla stagione 2 tutto è cambiato. Ciao Pikachu e ciao Rosso, ci vediamo. Buona fortuna. Grazie. Ho viaggiato per tanto tempo, ma finalmente ho raggiunto il luogo. Credo che questo sia il Monte Corona. Vedo una scala lassù, ma non riesco a capire dove porta. Il mio Dragonite non può arrivare lassù. Ci deve essere una via alternativa. Qua vedo una scala. Credo che devo inoltrarmi in questo monte e parlare con il dio Arkias. Sicuramente lui mi dirà il modo per poter riportare il Team Galassia in questa dimensione, così da potermi riprendere il mio amato Alakazam. Giratina, chissà dov'è. Se solo il Team Galassia riuscisse a catturarlo, forse potrebbe tornare. Ma Giratina è un Pokémon troppo scaltro. È il guardiano dell'altro mondo. È come se fosse un demone, un dio dell'altro mondo. Ed è troppo forte. Devo riuscire a raggiungere quella pedana lassù. Ma prima devo andare a avvertire il Team Galassia. Assolutamente. È la massima priorità. Tornerò qui tra poco. Certo che per raggiungere ogni luogo ce n'è di strada da fare. Il mio Dragonite è fin troppo stanco. Andiamo dal Team Galassia. Andiamo ad avvertirlo che abbiamo trovato forse un modo per metterci in contatto con il dio dei Pokémon. Scendiamo. Ok. Ah, è vero. Qua c'era tutta la lava. Devo trovare una via alternativa. Dovrò scavare qui. Dovrò spaccare tutto. Ok. Qui sembra che la lava non è arrivata. Non so se riesco a mettermi in contatto con il Team Galassia. Guardate un po', ragazzi. È impossibile accedere al mondo distorto. Tutto questo per colpa di quel cretino del Team Galassia che è voluto andare nel Nether a provare a catturare il demone Giratina. Però questo non è l'unico portale, io ne conosco un altro. Forse potrei andare lì e accedere nuovamente da quel portale, anche se credo che sia nello stesso stato. Comunque devo lasciare un messaggio. Team Galassia, ci sei? Cyrus, riesci a sentirmi? L'energia è finita. Ho con me il meteorite? No, non ho con me il meteorite. Eppure l'unico modo per potermi rimettere in contatto con lui è proprio il meteorite. Però non posso sprecare questa occasione. Per ora gli lascerò solo un messaggio. Ho trovato il modo. Il modo per tirarti fuori. Andrò a parlare con il dio dei Pokémon e mi dirà se posso mettermi in contatto col Palkia di Alga per tirarti fuori. Spero che hai ricevuto il mio messaggio. Ora vado. Passo. Ok, allenatori. Torniamo su e andiamo al Monte Corona. Ci siamo, allenatori. È ora di andare.
Fantastico. Questo è il Monte Corona. Chissà dove mi porterà. Queste sale così mistiche, grandi, con queste colonne, non so quanto reggano. Devo raggiungere il dio Archias, parlare con lui, convincerlo a portarmi da Palkia o di Alga. Anche di Alga sarebbe ottimo, così da tornare indietro nel tempo e fermare il Tingalassia. Oppure Palkia, raggiungere lo spazio e in qualche modo creare un portale che mi porti nell'altro mondo. Ci devo riuscire. Oppure parlare direttamente con lui di Giratina. Devo trovare una soluzione, anche se credo che il dio dei Pokémon non sia così, diciamo, gentile. Wow. Questo è il Monte Corona. E il rosso è stato qui. Rosso ha parlato con il dio dei Pokémon. Come fa a essere in contatto con lui? Che c'entri qualcosa anche lui in questa storia? Questa sembrerebbe essere una casa. Una specie di casa che con il tempo è crollata. Che ci fanno i simboli di Regigigas qua? Dei regi? C'è una scritta qua. Sembrerebbe esserci scritto Arceus. Arceus. Sì. E la scritta porta verso quella scala. Credo che questa sia la via giusta. Non è rimasto niente di questa rovina. Anche se bisognerebbe esplorarla, perché è molto grande. Ci sono tante stanze e molte stanze potrebbero nascondere molti segreti. Continuiamo, allenatori, continuiamo la nostra scalinata. Devo suonare anche la melodia per risvegliare Archias. Fortunatamente questo flauto suona automaticamente, quindi non serve che io la sappia a memoria. Basta che ci soffio dentro e partirà da sola. Occhio a non cascare qui, allenatori, perché qua mi farei parecchio male. Wow, fantastico. Saliamo. Continuiamo a salire. Io ve l'ho detto, ragazzi, che questa Pixelmon è epica. Verso i 100 episodi. Verso i 100 episodi con tutti i leggendari di Pokémon. E per tutti intendo tutti. Quinta, sesta, settima generazione. Aspettatevi qualcosa di incredibile. E tutto questo grazie a uno di voi. Voglio fare i miei più sentiti ringraziamenti a un fan di nome Matthew, che mi ha contattato su Facebook e mi ha scritto che c'era la possibilità di aggiungere una mod un po' particolare alla Pixelmon. E io lo ringrazio, perché grazie a lui sono riuscito a mettere anche tutti gli altri leggendari. Quindi il vostro supporto è sempre incredibile e io veramente non so come ringraziarvi, perché mi date veramente una gran mano. Credo di essere in cima al Monte Corona. Ci siamo, quella è la scalinata per Archias. Direi che possiamo anche suonare il flauto. Potrei farmi veramente male se cascassi da qui. Devo stare molto attento. Bene, suoniamo il flauto dei cieli. Via! Ok, ho suonato il flauto. Mi sembra di aver visto qualcosa lassù, allenatori. Lo scopriremo solo salendo la scalinata. Andiamo molto lentamente. Wow, siamo altissimi. Proprio alti, alti, alti. Se volete giocare anche voi alla mia stessa mod, in descrizione vi lascio il link. Siamo veramente molto alti qui. E non mi sbagliavo. Non mi sbagliavo affatto. Il dio dei Pokémon. Andiamo sempre più lentamente. Sempre più lentamente. Archias, devi aiutarmi!